Buongiorno ragazzi e ragazze, no, ci sono solo ragazze. Benvenute, io sono la professoressa di italiano e di storia Marina Costigliolo. Bene, iniziamo la nostra lezione. Per iniziare, qualcuno di voi mi ripeterà l'alfabeto. Che cosa? Ma ti fa l'astillo, ma nemmeno. Che? Ognuno di noi ripeterà una cosa semplice. Chi vuole ripetere l'alfabeto? Bene, signorina, come ti chiami? Dalia Donzio. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Benissimo. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Bene, ora che abbiamo finito con il programma, possiamo iniziare a presentarci. Io Io sono Giusy Mahai. sul registro ho scritto un altro nome. Mi risulta che ti chiami Patricia. È mia sorella quella. E non si fa così. Io mi chiamo Lucy, io mi chiamo May, io mi chiamo Dalia. Io mi chiamo Eloise. Io mi chiamo Katia. Io mi chiamo Francesca. Io mi chiamo Leila. Io mi chiamo Aria. Io mi chiamo Katie. Io mi chiamo Melania, io mi chiamo Alessandra. Oh, la campanella è suonata. Oh no, era il telefono. Ok. Bene ragazzi, mi hanno detto che devo andare. Quindi questi 10 minuti ve li terrete di svago. Oh, lo sai che è successo questa cosa? No, la campana! Uffa, chi deve venire? Francesca Fernandez, matematica. Buongiorno ragazzi, io sono Francesca Fernandez, la vostra professoressa di matematica, di scienze e di geometria. Ragazze, non c'è nulla da ridere. Bene, continuiamo. 3 per 9, 32. Questo vostro comportamento nei miei confronti molto bizzarro e indisciplinato verrà riferito al preside. Oggi abbiamo fatto cose semplici perché era il primo giorno, ma sarà un incubo per voi. Sono davvero delusa. Come si dice, salvati dalla campanella. Arrivederci. Oggi abbiamo solo 4 ore perché è il primo giorno. Chi deve venire? Inglese, Lucia Grinzo. Hello! È finita di suonare la campanella. Come state? Tutto bene? Io sono la vostra prof di inglese, Lucia Grinzo. Iniziamo. Iniziamo a fare qualche domandina. What's your name? My name is Eloise. Bel nome. Poi, a Te, cara, come ti chiami? Io? Sì, tu. Non so rispondere alle domande in inglese. What's your favorite color? La so io, la so io, la so io. Ok, rispondi. Tu come ti chiami? Alessandra. My favorite color is blue. Bravissima. Adesso, un'altra domanda. Per te, come ti chiami? Dalia. What's your favorite animal? My favorite animal is cat. Benissimo, la stessa domanda va a te. Come ti chiami? Aria. My favorite animal is dog. Stessa domanda a te. Francesca mi chiamo. My favorite animal is lion. Tu come ti chiami? Leila. Non so rispondere, non so un animale. Dimmi, io te lo traduco. L'uccello, bird. My favorite animal is bird. Beh, c'è da lavorare, ma siete bravi, dai. Continuiamo. Bene, per oggi è tutto. Tra poco dovrebbe suonare. È una veggente, professoressa? No, guardo solo l'orologio. Arrivederci, ragazzi. Deve venire francese. Mi pare che si chiama Amalia Crucca. Bonjour. Mi chiamo...
Amalia Crucca, è l'ultima ora. Cosa c'è? Professoressa, potrei andare in bagno? Mi dispiace, cara, è l'ultima ora. Avevi altre 3 ore per chiederlo? Mi dispiace, pungente. No. Bene, proviamo un po', olio. Smettetela di ridere! Parliamo un po' dei colori. Bene, tu. Sempre io. Come ti chiami? Mi chiamo Lucy. Bene, Lucy. Che colore è la maglietta tua? Jaune. Bravissima, un punto. Buttato a caso. Tu. Di nuovo. Ma come di nuovo se non ti ho chiamato? Mi stanno chiamando tutti, gli altri no. Allora facciamo qualcun altro. Tu, come ti chiami? Katie. Tu a che age, Katie? Je? Non so dire il numero. Dillo in italiano e poi ci lavoreremo. Ho 18 anni. Ok. Continuiamo con le paroline. No, perché qui il verbo è molto dolce, quindi non puoi dirlo in quel modo. Tra poco devi suonare la campanella. Però... Ah, è suonata. Dovete tornare a casa. Sì!